Le elezioni politiche italiane del 1976 si sono svolte l'8 e il 9 maggio 1976. Queste sono particolarmente importanti per due motivi principali. Innanzitutto, hanno segnato l'ascesa del Partito Comunista Italiano come forza politica di primo piano. Il partito, guidato da Enrico Berlinguer, ha ottenuto quasi il 35% dei voti, il risultato più alto mai raggiunto da un partito comunista in un paese occidentale. In secondo luogo, le elezioni del 1976 sono state caratterizzate da un forte calo del supporto per la DC. Sebbene la DC rimanesse il partito più grande, il suo risultato elettorale fu il più basso dal dopoguerra, con appena il 38,7% dei voti. Questo risultato ha messo in luce la crescente insoddisfazione dell'elettorato italiano nei confronti del sistema politico dominato dalla DC, portando a un periodo di instabilità politica che culminò con la crisi di Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica nel 1992.